Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Campione Top, sono sempre il vostro Mirka e oggi ragazzi andremo a spacchettare questa confezione duello sovraccarico di Yu-Gi-Oh! Ragazzi, penso che questa sia una collezione che è molto ricercata per il semplice fatto, ragazzi, perché io vedo nella bustina questa carta, che questa è una delle carte più costose nell'ultimo periodo, il Phantasmay, che tipo stava a 60-70 euro tra giocatori, perché se giocavo in tre copie, che è veramente fortissima. Quindi noi ne abbiamo 4 da aprire, ragazzi. Andiamo prima a vedere il contenuto, perché è la prima volta che lo apro insieme a voi, e poi andiamo ad aprire. Ok, dobbiamo iniziare però, sigla. Nuovissimi mostri Link. Cioè, hanno fatto 30 mostri nuovi Link qua dentro, o sono 30 mostri ristampati Link? No, riparliamo perché Yu-Gi-Oh! È molto è bravo con le parole. Contiene una carta gigante speciale, ragazzi. Ma cosa? Oddio, sono troppo curioso. Andiamo a aprire. Non so cosa vuol dire che contiene una carta gigante. Cioè, oddio! Cos'è sta cosa? Drago polvere di stelle. In bianco il disegno. Ma cos'è sta cosa? Ma è incartonato, raga. Questo forse potrebbe essere la prova di stampa di come fanno le carte di Yu-Gi-Oh! Può essere che siano fatte così, poi dopo vengono colorate. Ma è fighissima questa cosa. Bella, l'idea mi piace. Bravi Yu-Gi-Oh! Quindi ogni tanto fate qualcosa di decente. Andiamo ad aprire questo. Abbiamo 6 pacchetti. Io direi, raga, prima di andare a spacchettare, li apriamo tutti. Vediamo le carte che abbiamo dentro. Quelle giganti. Ok. Oh, Cyber Drago infinito. Questa è bianca, questa è nera. Ci sarà un motivo. Poi questo drago infinito è strano. Molto strano. Ecco i nostri pacchetti. Andiamo con il prossimo, raga. No, che sfiga, raga. Mi è entrato uno doppio. Cyber Drago infinito. Adesso dico che ci sono solo 2 carte. Cyber Drago infinito. E il drago polvere di stelle. Sarebbe il colmo, no dai, una decina penso che ne abbiano fatte, raga, dai. Cyber Drago infinito, no, ok, forse penso che ce ne siano solo 2. Però l'idea, devo dire che noi gliela bocciamo, ci sta, bello. L'album per tenerle queste non esiste, bisogna prendere quello... Cioè, in realtà esiste, ragazzi, per tenere questi album dovete andare nella sezione Masterfield, ovvero le monete, proprio i 2 euro, 1 euro, e praticamente loro hanno i fogli che sono grossi come le jumbo, e infatti io ne ho un paio qua nei fogli, e devo dire che sono molto comodi. Ok raga, eccoli qua i nostri pacchettini, direi subito iniziare col primo e andiamo a vedere cosa troviamo di stampato e di nuovo. Anima abbandonata, oddio, abbandono, che figo è, vabbè, me l'hanno modificato tanta roba. Dea del caos, protettore, supereroi e numero 27. Abbiamo detto i numeri, ragazzi. 5 carte, come da pronostico, tutte, sto dicendo questo è agosto perché era così, tutte ultra rare. Questo è ristampato molto tempo fa, anche questo è una ristampata, ma questi sono tutti nuovi, tranne, vabbè, questo è il numero, cioè possiamo dire 2 nuovi e 3 ristampati. Bene, penso sì. Allora, confermo che questa collezione sarà molto giocata, è molto ricercata. Perde pianta, sovrano, mica questa è una carta vecchissima, rana scambio, spada cielo di fuoco e giganti cavi. Beh ragazzi, ma la rana è vecchissima. Armilair DDD spettro dell'incubo, non è che era comune questo qua. Deposito, ah, c'è il salvataggio.
Dispositivo? Casualità cubica. Alcune carte cubiche addirittura. Ah, abbiamo pure lui. No, non era questo quello che era raro. Il prisma. No, non era il prisma. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Trappolatrice. Una trappolatrice hanno fatto. Ascensione. What a giraffa. Oddio, cos'è questo coso? Pericoloso. Pelliccia spavento. Questo è gigante, raga. Vediamo un po'. Ok, spettro, blocco, segno. Vabbè, roba che non ci interessa. Andiamo un po' veloci, raga, se no finiamo domani. Cyber, la pillola. Buono, attore. Re Dragone. Cioè, Re Dragone mica era S10. Parliamo di delle prime. Cioè, non dimmi che adesso si gioca il dragone, perché, raga, è scandaloso. Cioè, non è vero. Non mi trollate, per favore. Magi dolce. L'ultimo guerriero. Non ci credo, l'ultimo guerriero? L'hanno ristampato. Oddio, l'ultimo guerriero, ragazzi. Una carta che è giocatissima. Sta tanti. Tra l'altro, costa una marea. Adesso sicuramente scenderà. Anzi, in realtà, no. Una volta le carte di Yu-Gi-Oh! Scendevano quando erano ristampate. Adesso, ragazzi, Yu-Gi-Oh! Ha preso un po' la piega di Pokémon. Quindi le carte vecchie si alzano di prezzo. E non sto scherzando, ma si alzano anche di tanto. Esempio, il Drago Povero di Stelle Ghost, prima edizione, sta sui 200-300 euro, se non di più. Sta veramente tantissimo. Una volta lo vendevi a 20-30 euro massimo. Imperatore Fantasma, Araldo, l'Araldo addirittura. Adesso stanno veramente un botto. Allora, torniamo al Fantasmei. Dai, Bujin. I Bujin è arrivato. Oddio, quando giocavo io ai tempi. Bujin. Tifone spaziale mitico su ultra. Così non sapevamo cosa fare. Facciamo un tifone. Buttiamocelo dentro. Sabirago infinito. Tanto con la nuova artwork. Pillola. Ok, attore. Vabbè, il drago infinito. Il Sabirago ci sta. È una carta che costa abbastanza. Non ci lamentiamo. Ok, Re Drago. Cubico. Fuma, ristampato. Spirito. Spettro. Niente, Fantasmè mi sa che dovrebbe uscire di prezzo, invece sta tanto comunque perché non si trova. Blocco deck. Ci mancano un paio di booster, raga. Del Fantasmei non si vede ancora. Drago oscuro. Anteleo, Anteleo. Cavolo di Morigliano. Magi dolce. Rana. Magico. Divario. Fuma. Triste, raga, non trovarlo. Dai. Daccelo. Sì. Questa è una carta che ci giocava anche ai tempi. Sicuramente si gioca ancora tuttora. Non so il motivo, ma si gioca tuttora. Allora, Magi Dolce. Oddio, Magi Dolce. Velociroid. Emerald. È Augusto Emerald. Anche quello, un'altra carta di arsenale nascosto. Forse il primo arsenale nascosto, tra l'altro. Ballista ingranaggio antico. Oddio. Cos'è sta cosa? Ma no, è bruttissimo. Tre buste, raga. È del Fantasmei. Oh, Signet Mining. Questa, ragazzi, è una carta costosissima. Non c'è ancora l'ombra. Strano, dai, raga. Ma che cavolo. Ci fai io il castello. Questa è un'altra carta molto costosa ai tempi. Oh, vabbè, niente, facciamo il colpo. Oh, Dinghiro. Il Dinghiro costa una marea. Meno male che abbiamo trovato qualcosa alla fine. Anche questo, di Salamagna e Imperatore Ojama. Oddio, hanno fatto l'Ojama, raga. Hanno fatto l'Ojama Link. No, vabbè, no, Ojama Viola, che figo, che c'era il rosso, il giallo, il verde, il blu e il nero. Adesso c'è pure il viola.
No, il blu no, il giallo, rosso, nero. No, il blu c'è, anche il blu, sì, che è raro. Ok, ragazzi, quindi abbiamo un bel po' di carte ristampate molto rare che si giocano. E poi hanno fatto, si sono inventati questa maniera di mettere la carta jumbo bianco e nero. E penso che sia veramente una bellissima idea. Complimenti, Giulio. Quindi, detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye, ragazzi.